Farmi aspettare se lungamente è azione troppo indiscreta. Così non si tratta coi cavalieri, mi pare. Ma forse l'esame dei miei antenati la terrà impegnata. Son 24 generazioni, principia Taurè. Cavaliere, che rechi! Viva re nostro signore! Donna Rosaura vi vuole un gran bene. Oh, lo so. Dimmi, che ha detto del mio grand'albero? L'ha baciato e ribaciato più volte. Inarcava le ciglia, stringeva i denti per meraviglia. E dimmi, lei ha fatto puntualmente il complimento? A tutta perfezione! E che rispose? Ecco i venerandi caratteri di Donna Rosaura. Oh, oh mi corazon, preparati le dolcezze. Accetto con sommo aggradimento il ritratto che vi siete degnati di mostrare. Che dice? Che di ritratto? Che dice? L'ho fatta invece di dare che le risposte che avevano guardato quella del francese. Ebbene? Non rispondi? L'albero della vostra casa è il ritratto della vostra grandezza. Così l'intendevo anch'io. Per la stima che io faccio dell'originale. E l'originale cosa c'entra? Ah, ma ditemi un poco. Chi è il primo in quell'albero? Ma un re di Castiglia. Vedete, la furberia della donna, la superbia del sesso, alla fa stima, dico al re, chi è l'origine, ossia l'originale, la vostra casa. Così lo intendevo anch'io. Il mio non ve lo posso mandare perché non ce l'ho. Non ha un albero, vedete bene. Intendevo anch'io. E tanto stimo questa gioia preziosa. Gioia preziosa! Cosa? Ma dire un tesoro! È l'albero, una gioia, l'albero tesoro! Un tesoro! È un tesoro il mio albero! Sì! Se ne intendevo anch'io! Che lo voglio far legare in un cerchio d'oro? Oh, diavolo! In un cerchio d'oro il mio albero? In una... Vuol dire in una cornice dorata! L'albero! In una cornice dorata? Eh sì, l'albero! Dorata! La cornice! Tanto! Così ne intendevo anch'io! E portarlo sempre legato al petto! Un quadro di quelle dimensioni al petto? Cosa? È poesia! Poesia! È Venezia piena di poesia! Vuol dire che lo porterà il corazzone! Così ne intendevo anch'io! Che vuoi? Come state di memoria? Ma che temeraria domanda! Ehi, cavaliere, che promette la matica della parola! Hai ragione. Non me ne ricordavo. Mi hai servito bene e hai portato un tesoro a Donna Rosaura. E io ora darò un tesoro a te. Inginocchiati. Sì. Mio signor. Prendi. Che è questa? Ma questa è una patente di mio servitore. Maledettissimo! Ha visto il pigamento! Così si tratta dei poveri galantamini come te! È francese! Da presto! No! O quello che ne rimane non vuole riposarsi bene sopra quest'altro. Mi sembra che la parte dritta sia un taglio di temperino più lungo di quella sinistra. Ah,
converrà che io dia il congedo al mio parrucchiere e ne faccia venire uno di Parigi. Qui non sanno pettinare neanche una parrucca. Ah, ah. Gran Parigi! Gran Parigi! Grande, grande Parigi! Ah. Bravo! Merci! Ti porti bene? Mi sono allenato! Si vede! Sei stato da madama? Ah! Sono stato! Non ci fossi stato! Che grazia! Oh. Che fattazione! Che naso! Che bocca! Oh. Che occhi! Oh. Oh, cara! Le recitaste? No, 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 no! Le diede il ritratto? Sì! Ui! Ella non si strazia! L'ho baciata! Oh. E lo mirava! Oh. Tacci che mi fai liquefare di dolcezza! E le recitaste anche il complimento! Oh, oui. Accompagnato da qualche lacrima! Oh. Bravo, Arlecchino, l'ho detto che sei nato a posto! Ma ti dia la risposta anche? Oh. Ma! Oh. Le parole! Oh. Il complimento, Gio! Ella! Si svenne! Oh no. Ma quindi, questa risposta? Dov'è la risposta? Me l'ha data! Ma! L'ho persa! L'hai persa? Oui! Arlecchino! Ah! Pazzo! Scellerato! Indegno! Lo giuro! Io non so che cosa mi trattenga per strafficciarti in petto! Pazzo! No! Io non so che cosa mi trattenga per strafficciarti in petto! Ma trovata! Eh? La trovata? E dove? Attendi? Dov'è la risposta? Un attimo! Eccolo! Cosa vuoi? Ah, già, bravo! E questa? Oui, oui! Sicuro? Oui, oui! Allora lisciamo! Lisciamo! Giù! Ammiro sommamente il magnifico albero della vostra casa. Arlecchino, come sarebbe a dire il magnifico albero della mia casa? Non l'hai intendete? No. Lo spiegherò a me. Voi non siete unico di vostra casa? Uè? E non dovete voi forse ammogliarvi? Uè? Il matrimonio non rende frutti? Uè? Quello che fa frutti non si dice albero? È vero! Ah, dunque voi siete l'albero della vostra casa! Ah. E madama Rosaura è così sottile? Anche di più! Che donna di sapere! Ma allora, andiamo avanti! Io vado avanti! E dove tu traete l'origine da principi e da monarchi? Arlecchino, aiuta! Cosa c'entrano i principi e i monarchi? Vedendo quella nobile idea, ella pensa che voi siete di razza di principi e di monarchi. Ah, bravo, giusto. Se avrò l'onore di essere ammessa fra cotante eroine. E quelle che vi amano. Ah, dici bene, sono molte. Allora sarà nobilitato anche l'albero della mia casa? Chi no? Non c'è bisogno che dica che non ho capito, vero? E vuol dire
che sarà nobilitata lei e il vecchio suo padre, che è l'albero della sua casa. Ancora no, ancora no, ancora no, ancora no. Ma che... Bravo, 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 bravo. Veramente, un'opera ben eseguita. Sto pensando che posso darti per un'opera del genere. Oh, un'inglese per una cosa simile, va dalla borsa. Una borsa? No, no, è poco, è poco. Ma è poco, poco? No, no, non avrei fatto per lui quello che hai fatto per... No, no. Meriti una ricognizione straordinaria. Oh, un premio illimitato. Oh, oui. Oui. Prendete un pezzo di questa carta che è la gioia più preziosa di questo mondo. Grazie. E lo spagnolo fa così, e la patente, e lui mi piace, e mi dà... Messier Lecchino? Messier Lecchino? Che fate voi? Che fate voi? Stavo pensando alla generosità d'un frazzese. Di Monsieur Leblanc. È giusto dirlo. Quando un servitore dell'amante guadagna qualche mancia, deve farne parte con la cameriera della bella, perché poi è la cameriera che fa che le cose passino bene e che tutti godano. Ma viva Marionette! Ma meriti una ricognizione senza misura! Ci ha molto giovato al vostro padrone. Va pensando che posso darti per un'opera così ben eseguita. 10 scudi non pagherebbero per i buoni uffici che ha fatto per lui. 10 scudi? Ma meriti una ricognizione straordinaria! Para la mano! Eccoti un pezzo di questa carta, che è la cosa più preziosa di questo mondo! Burlata e derisa. Se non mi vendico non son chi sono e sai chi sono. Io son Marionette. Son figlia della cameriera della baglia del re. Son donna. E le donne sanno l'arte di pretendere e di comandare. Dell'amore e della fede dei miei quattro amanti. E con l'occasione del carnevale e delle maschere vo' travestirmi. E trovandomi separatamente con ciascheduno, voglio fingermi un'incognita amante e vedere se in grazia mia sanno disprezzare un'avventura amorosa. Non mi dispiace il pensiero, ma preveggo bene probabilmente che non ne sposerete nessuno. E perché? Perché è difficile che un uomo resista solleticato da una tentazione sì forte. L'effetto deciderà. E per sostenere i vari caratteri avrò bisogno di una qualche istruzione. Tu potresti giovarmi del personaggio francese. Anche all'inglese, essendo stata in Londra 3 anni. Vedete, tutto consiste nell'unire l'amoroso e il serio. E in certe riverenze curiose che sono particolari delle dame di quelle nazioni. Con grazia! Si può entrare? Passi, signor cognato e padrone. Cara signora cognata, e sono venuto a domandare scusa se stamattina ho parlato. E con un pochetto di caldo, e gli uomini bisogna compatirli, e con i gatti delle moresse che li predomina. Voi praticate una parte che toccherebbe a me piuttosto praticare con voi. Dovrei chiedervi scusa per essermi opposta alle nozze con mia sorella. Ma, caro signor cognato, se Lella non vi acconsente, voi volete sacrificare ad un capriccio la vostra libertà e la di lei gioventù? E quella non vuol pazienza. Sappi, fia, che se vo' da qualche motivo di andar via da sta casa,
L'ho dito in atto di colera e son pentito di averlo dito. E vi prego di starghe, perché se anderesce via, me porteresce via il cuore. Vi ringrazio delle generose parole che avete per me. E per questo ardirei pregarvi di una grazia. Comandi, fia, farò tutto quello che volete. Io sono stata favorita da alcune madame di certe conversazioni e vorrei, se ve ne contentate, trattarle anch'io nelle mie camere con qualche piccolo divertimento. C'è parola, mi meraviglio. Comandi pur. Ah sì, le manderò leggere. Il rinfresco è tutto quello che bisogna. Se qualche volta vi venisse una buona congiuntura e de lasciar correre la signora Eleonora qualche parola in mio favore, il suo nieghe è che non la pensa a frascherie e che la pensa a fare il suo stato. Lo farò e spero ne vedrete gli effetti. Non vorrete davvero persuadere vostra sorella? Ma figurati se voglio fare una simile pazzia. E quella conversazione delle donne è cosa? È un pretesto per invitare quattro amanti? Siete pronte davvero nelle vostre invenzioni? Chi non sa procurare la sua fortuna mostra espressamente di non meritarla. Dunque, sarei l'albero di una casa? Questa frase non mi pare adatta. Il mio ritratto è lo stesso che il mio albero? Ciò mi sembra manifesto sproposito. La mia origine da principi e da monarchi sarebbe una ironica derisione. Lo stipite dell'albero non può chiamarsi l'originale. Sarebbe una bella figura retorica chiamare suo padre col titolo d'albero della sua casa. Un quadro attaccato al petto. Ah, ma non si può credere. Arlecchino lo intende male. Con buona grazia. Ecco qui. Accetto con sommo gradimento il ritratto che vi siete degnato mandarmi per la stima che io fo dell'originale. Ora parla di me. Ammiro sommamente il magnifico albero della vostra casa. Questa è l'espressione che si conviene. Il mio non ve lo posso mandare perché non l'ho. Patience? Vedo che avete origine da principi e da monarchi. Bene, così è. Sarebbe una bella figura retorica. Ma carta dorata per me felice. Se avrò l'onore di entrare a far parte di quelle eroine, sarà nobilitato anche il mio albero. Oh, non sarà per lei poca gloria. Mon ami, avete voi per caso inviato qualche albero a Madame Rosanna? Ditemi prima se voi l'avete inviato il vostro ritratto. Beh, io non lo nego. Ed io lo confesso. Mi congratulo con voi della stima in cui tiene la vostra casa. E io mi rallegro con voi del conto che fa della vostra avvenenza. Voi siete al possesso della sua grazia. E voi siete l'arbitro del di lei cuore. Dunque, noi siamo rivali. E di conseguenza, nemici.
Che intendete fare? Intendo che a me la cediate. Questo non sarà mai. La contenda non è nostra spada. E volete morire così per una donna? Decidete o morire o rinunciare. Io non ricuso il cimento. Andiamo in un luogo più fruttivo. Ah, vi seguo dove vi aggrada. Monsieur Leblanc? Oui? Volete vedere Mademoiselle Eleonora? Marionette, volesse il cielo che io avessi questa fortuna. Ora la faccio venire alla finestra. Ah, oui, oui. Quindi, Don Alvaro mi aspetta duello. E che? Dovrei rinunciare a vedere una bella donna per battermi con un pazzo? Da, questo non sarà mai. Ma voilà! Mon soleil che spunta dalla finestra! Oh! Madama, permettete che venga a sospirare un po' più da vicino per voi? Signore, io non ho l'onore di conoscervi. Meglio, sono un vostro fedelissimo amante. Amante di quanto tempo? Dal momento in cui Aurora vi vidi. E così presto vi innamorate? La bellezza ha detto d'obbligare il cuore ad amarla. Mi pare che vi vogliate prendere spasso di me. Ma assolutamente no, tanto tu mi fai un cuore sincero. Ed io con vostra buona grazia non vi credo. Beh, se non mi credete, mi vedrete morire sotto questa finestra. Belle espressioni da Calloandro. Ah, possibile che il calore degli infuocati sospiri non arrivi con la sua intimidire il gelo delle vostre crudeltà? No, non ci sono ancora arrivati. Mia bella, fate aprire questa porta e permettete che io possa sospirare più da vicino. No! 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 E restate giù, che meglio temperete i vostri spiriti. No, madame! Voi siete bella, ma siete troppo tiranna. Signore, con chi l'avete? Pardon. Signore, voi che all'abito mi parete un dottore, ascoltate la mia ragione. Vi è questa barbara ragazza di nome Eliana. Eleonora. Ah, Eleonora, sorda ai miei preghi e ingrata ai miei pianti, che mi nega corrispondenza. Ah, dunque, vossignoria si è innamorato di quella ragazza. Oh, oui, l'amo con tutto il mio cuore. Non vedo altri occhi che i suoi. E da quant'è che ne siete innamorato? Ah, beh, sono pochi momenti. L'ho vista per la prima volta pochi minuti fa a quella finestra. Ah, ma una meraviglia che vi siate innamorato così presto. Ah, oui, ma noi francesi abbiamo lo spirito pronto di cuore tenero, uno sguardo in grado di farci cadere a terra. E quanto dura questo loro affetto? Ma finché comanda amore, che è il sovrano dei nostri cuori. E se amore comandasse che da domani non se ne ricordasse più, le converrebbe obbedirlo? Ma senza dubbio. Ah, ma inizi subito da adesso a dimenticarsi di Eliana. Eleonora! Eleonora. E perché dite questo? Perché non voglio che Eleonora soggiaccia a questo pericolo. Ah, ma voi che parte avete negli affetti di Mademoiselle Eleonora? Per levarla da ogni dubbio, sappia che io sono suo padre. Ah. Vabbè, in tutto caso, mio venerabile suocero, mio venerabilissimo dottore, permettete dunque che io possa amare le vostre figliuole? Tutte e due? Ah sì, caro, sono ugualmente amabili. Ma come si può amare più di un oggetto? No, ma un francese ha fiamme bastanti per amarne anche 100! Vostra signoria, vada in Francia da pascolo le sue fiamme! Ah, io riconosco dalla vostra bella fronte e dai vostri occhi pietosi che avete pietà di me! Cioè, su, comandate che aprano quella porta, fatemi entrare! Nei nostri paesi non vige l'usanza che il padre faccia d'accompagnatore agli amanti delle figlie! Siatemi di scorta! Col vostro permesso! Monsieur.
Vieni qui, porta il caffè. Non date il caffè a Milord. Egli apprezza bene la cioccolata dalle dame. Ma di queste cioccolate ne vogliamo bere più poche, vero, Milord caro? Con questo vostro non rispondere, parete allevato più tra le bestie che tra gli umani. Ma sicuramente la signora Rosaura avrà conosciuto il vostro brusco temperamento. Sì, fate bene di prendere un poco d'aria. Conte, venite fuori. Con quale autorità osate comandarmi? Se siete cavaliere, dovete battervi meco. Sono pronto a soddisfarvi. Mi imparerete a parlare un poco? Ebbene. Non ho bisogno di imparare a vivere da voi. A noi? Lasciateci combattere o vi taglio la faccia. Come desiderate combattere? Al primo sangue. Va bene. Thank you.